Questa è la storia di un esemplare di panda che vorrebbe chiarirsi le idee sul web marketing e sul personal branding. Vorrebbe scoprire in quali modi utilizzare il web per offrire un servizio, costruire una narrazione di sé efficace e utile per farsi trovare da chi potrebbe avere bisogno proprio di quello che lei potrebbe offrire. Chissà che tutto questo poi non possa anche diventare un lavoro. Alla ricerca di risposte, Panda scopre che esiste uno strumento di autovalutazione che potrebbe aiutarla a trovare stimoli e risposte al suo desiderio di conoscenza. Lo strumento è un chatbot che gli permette di aprire un dialogo sui suoi dubbi. Che scoperta! Per lei, che ne sa ben poco di questi strumenti innovativi, sarà una grande occasione. Con un chatbot dall'altra parte non rischierà neppure di fare una figuraccia mostrandosi ignorante su questi temi. Si sa infatti che in casi come questi accade a volte che gli altri panda sappiano bene come far sentire dei veri e propri Matusa fuori dai tempi. Ma stavolta Panda non correrà questo rischio. Qui, quindi qualora vogliate approfondire con noi poi anche alla fine del talk, magari 5 minuti ci riprendiamo, i nostri contatti li troverete anche comunque nell'ultima slide. Adriana è attrice di teatro e performer, io user experience research, ho due o tre startup, qualcuno di voi già mi conosce, quindi ci possiamo tranquillamente dare qualcosa in più tardi. Quindi il tema di questo talk è se i clienti non facessero davvero domande perché non sanno che cosa domandare, okay? E quindi se un chatbot può effettivamente potrebbe guidarli verso la direzione giusta. Quindi iniziamo a vedere se vediamo come si può fare. Buongiorno e benvenuta nel nostro servizio chatbot. Rispondi nel modo più sincero e aperto possibile. Questo lavoro serve ad entrambi per fare chiarezza sul progetto che svolgeremo insieme. Ad alcune domande potresti ancora non saper rispondere. È importante segnalarmelo. Saprò così da quale attività partire nel nostro lavoro. Condividi quanti più dati possibili del tuo attuale sito o business, ovvero sessioni all'anno, visitatori unici sul sito, sessioni mese. Buongiorno a lei. Dove trovo questi dati? Lo strumento di monitoraggio delle statistiche che offre il tuo sito dovrebbe restituirti questo dato. Se hai anche impostato un account su Google Analytics, anch'esso ti offre queste statistiche di visita. Ok. Sul monitoraggio delle statistiche WordPress, ok, ci sono. Numero lead all'anno, media lead mese, online e offline. Scusi, signor Bot, cos'è un lead? Il lead è un potenziale cliente che ha dimostrato un interesse verso un servizio o prodotto che offri. Qui un piccolo approfondimento. Numero di vendite anno. Signor Bot, per adesso non vendo ancora niente, ma io ecco, le scrivo proprio perché vorrei iniziare a vendere qualcosa. Quali sono i tuoi attuali KPI, indicatori di performance? Mi spiace, signor Bot, non ho un KPI. Se non me lo avesse appena chiesto, lei che cos'è un KPI, io nemmeno avrei saputo cosa fosse un KPI. Cosa misureresti per capire se stai facendo bene o se stai realizzando l'intento del tuo progetto? Quale sarebbe la tua definizione di azione svolta bene? L'indicatore che potrebbe farti affermare sto seguendo la strada giusta? Domanda interessante, signor Bot. Anche un po' complessa. Provo a risponderle. Un buon indicatore potrebbe essere la possibilità di
dice avere nuove domande da chi è entrato in relazione con me, la possibilità cioè di trovarmi di fronte a punti di vista differenti da quello che io propongo. Certo, così sarei anche esposta al disaccordo, ma questo sarebbe di grande stimolo per ricercare strategie nuove e comuni per soddisfare i bisogni. Sono convinta infatti che tutti condividiamo gli stessi bisogni e che se ci troviamo in disaccordo, quest'ultimo riguarda solo le strategie di soddisfacimento e non i bisogni in quanto tali. Grazie davvero per la domanda, signor Bott. Mi ha permesso di trovare questa nuova idea che abbia appena detto. Procediamo. Signor Bott? Va bene? Non ho compreso la domanda. Come sta, signor Bott? Ha proprio una voce strana. La domanda non è pertinente. Riprendiamo. Usi già un CRM simile, se sì, quale? Cos'è un CRM, signor Bott? Quando uso il termine CRM lo uso come abbreviazione di Customer Relationship Management. Si tratta di uno strumento che ti permette di tenere traccia di tutti i contatti e di tutte le abitudini dei tuoi clienti, monitorando i loro interessi e le loro attività, ed eventualmente inviare loro mail specifiche. Come avviene l'attuale processo di acquisizione del lead e del cliente? Cosa vuol dire quello che ha appena detto, signor Bott? Che il processo di acquisizione intendo come raccogli un nuovo contatto del tuo potenziale cliente interessato. Che attività svolgi affinché un estraneo venga in contatto con il tuo progetto? Nessun pensiero al riguardo? Signor Bott, credo sia una di quelle cose che appaiono magicamente all'orizzonte non appena inizia a definirsi la tipologia di lead o cliente che si vuole attrarre o acquisire. Anzi, signor Bott, preferirei dire entrare in contatto. Siamo pur sempre tutti animali, no? Avete già effettuato ricerche sulle personas, tipologie di clienti e loro abitudini e individuato i vostri potenziali clienti ideali? No, mi sto interrogando molto su quale servizio potrei offrire e a quale bisogno potrei rispondere. Queste due sono riflessioni importantissime. E anche bellissime da affrontare, anche se impegnative. Bravo Panda, spacchettare in piccole funzioni e valutare bisogni interni ed esterni è una delle prime attività di questo lavoro. Grazie signor Bott. Questo è il cuore della questione che batte e pulsa. Mi piacerebbe sviluppare contemporaneamente l'indagine interiore e quella volta all'esterno. Per avere aiuto in questo io l'ho contattata. Insomma, signor Bott, solo per questo, solo che... Non lo so, signor Bott. C'è qualcosa che mi impedisce di aprirmi, insomma. Non so se lei capisce veramente quello di cui io le sto parlando. Lei è bravissimo con le sigle. Ma io parlo di una cosa viva, fatta di carne e ossa. Suona interessante questo percorso. Vorrei poter fare una simile ricerca anch'io. Signor Bott, qualcuno le ha mai fatto le domande che lei ha fatto a me? Sa, per rispondere sul serio bisogna metterci il cuore. Insomma, io ci ho messo il cuore. La cosa è molto entusiasmante. Magari potrebbe scoprire di averlo anche lei in cuore. Non credo di essere in grado di rispondere. Sono un bot, non sono una santa. Panda. Signor Bott, non credo sia impossibile. Se non avesse saputo cosa domandare, non mi avrebbe nemmeno detto che vorrebbe fare un percorso simile al mio. Lo sa che di solito le persone e gli animali che non sanno cosa domandare non fanno domande. E lei invece, signor Bott, mi ha proprio fatto una domanda. Grazie, Panda.
Allora adesso posso farmi questa domanda. Dove vado e cosa sono venuto a farci in questo mondo? Grazie Panda, è il momento di cercare le mie risposte. Possiamo conoscere ancora meglio i nostri utenti? Quindi prima abbiamo visto che è effettivamente possibile.
Qual è il ruolo degli esseri umani in un futuro dominato dai bot? Quindi, le persone sarebbero facilitate a parlare prima con un bot perché possono vergognarsi meno, vengono messe in grado di fare domande più elementari e suggerite dal bot stesso, per poi passare all'umanità in fase di consideration. Quindi i bot sono i mattoncini su cui costruire una consapevolezza sufficiente a passare allo status successivo, a fare domande sensate. Questo grazie all'interazione con i bot. Ma torniamo un attimo a noi, persone, esseri umani, in carne e ossa. Quando due esseri umani parlano, possono permettersi la libertà? Direi di sì, se fra loro c'è una forma pensiero che sospende il giudizio. E se l'escamotage del bot non fosse altro che un modo per non lavorare sulla costruzione di un campo umano libero dal giudizio? Parliamo, eh? Grazie. Quindi mi piacerebbe parlare, nel senso che ho lasciato questi 5 minuti che mi hai detto che mancano per poter... Domande. Esatto, domande e soprattutto partendo magari da... Una domanda a morte, io non vi conosco, ma chi siete? Ok, hai ragione, avrei dovuto metterlo qua alla fine dove ho rimesso, infatti l'ho lasciato alla cioè, fine. Perché? Okay. Chi siete perché? Allora, io sono founder, sono CTO di Endless Group, founder di Shangri-La Farm, che è una web agency che si occupa esclusivamente di inbound marketing e user experience research. Ho fondato il Capitano, insieme al mio socio, il Capitano è una piattaforma per prendere la patente nautica online, ok? Ti fai il corso da privatista, tutta la teoria, abbiamo tutto che entro 24 ore risponde a tutti i ticket, quindi carteggio, che è la cosa diciamo, che di solito spaventa, che è praticamente tracciare rotte nautiche senza l'ausilio di alcun strumento tecnologico, ok? E quindi qui in quello di solito facciamo anche skypate, eccetera, abbiamo gli utenti che sono felicissimi, ci sono 400 allievi del Capitano, attuali, attivi, e hanno preso la patente nautica al primo colpo, in Italia il 50% viene cannato la prima volta, ok? E poi sviluppiamo dei business digitali, a me personalmente interessa la user experience research, sono certificato in Insel Norman Group, il primo in Italia, e quindi perché arrivo? Perché mi interessa la parte di user experience, voglio mettere sempre al centro l'utente e sapere che effettivamente quali sono i bisogni che ha e che soddisfa attraverso quello che proponiamo. Quindi, fighissima la tecnologia che stiamo sviluppando e tutto quello che facciamo, ma ricordiamoci sempre perché lo stiamo facendo e per chi lo stiamo facendo. Adriana? Io sono un'attrice, un'operatrice culturale e mi interessa molto la dimensione performativa come possibilità di trattare la vita e quindi tirare fuori, come dire, dei macro temi che si possono applicare a qualunque campo di esperienza e, come dire, la possibilità di utilizzare questo strumento anche per far arrivare in forma diretta e molto empatica determinati temi che poi ovviamente possono essere trattati, sviscerati nella forma tecnica, nella forma dialogica di interesse, però in prima battuta, come dire, arrivano alla pancia, al cuore, al viso, in maniera forse più immediata, come il teatro e la sua storia ci hanno sempre insegnato. Lavoro anche con la musica, insomma, le arti performative in generale. Ok, grazie. E qual è la connessione? Cioè, nel senso, come vi conoscete e perché avete deciso di collaborare a questo teatro? No, interessa a tutti, no? Se no non si già pensato. Com'è? No, scherzavo. Sembrava un po'... No, ma non era. No. Per capire perché avete, diciamo, voluto creare questa cosa qui. Ma sì, se posso. Vai. Sicuramente, come tutto quello che poi si porta in scena, sia che si faccia gli attori sia che non si faccia, c'è sempre qualcosa di personale in mezzo, per cui da parte mia sicuramente mi interessa a poter parlare di alcuni temi che magari per me possono essere anche un po' ostici, e quindi la curiosità di trovarmi in un'occasione del genere a parlarne. Mettendoci però ovviamente il mio punto di vista, che davvero nella realtà è quello di una cui chiede il CRM, dice sì, ma di che stai parlando, cioè esattamente che cos'è un KPI, che cosa c'è, quindi pasta, pizza, pomodori, cioè in questo senso.
Allora, mi sembrava un metodo molto più efficace per poter parlare di filosofia riguardo ai chatbot. Okay. Aprire un canale di discussione. Esatto, e poi diciamo che è un'esperienza che anziché portarci dietro solo il 10%, se non prendiamo appunti, questa ci permette di portarci dietro qualcosa di più. No? Ci ricordiamo magari quando stiamo per metterci lì a programmare il nostro bot, di farci anche determinate altre domande che si sono fatte un sacco di altre persone ed esperti dietro di noi, no? Tra gli articoli che ho citato c'è un ex dipendente Google che si occupava in Google del design etico, ok? Quindi proprio attenzione a come viene utilizzata quella tecnologia e se è effettivamente un miglioramento per la persona stessa o meno, ok? Quindi ok che magari possono essere tanti tool molto comodi, ok? Facciamo convergere e poi se vi guardate il talk di Alessandro tira fuori Mechanical Turk con dietro appunto c'è schiavi di esseri umani dietro camuffati a botte, no? E quindi vediamo effettivamente perché lo stiamo facendo e mettiamo insieme i tasselli, cose che magari non siamo abituati a fare noi come sviluppatori, cioè, ok, io sono anche front end. Infatti l'ho trovato fantastico per Codemotion, trovare mischiare arte e tecnologia è originalissimo, io l'ho apprezzato tantissimo. C'è l'approvazione del pubblico. Vai. Alla fine l'obiettivo del chatbot è diventare l'assistente personale, è il film che forse abbiamo visto tutti, quello dell'umano che si innamora del controllore, del proprio assistente. Dipende, il rischio di arrivare lì. Stai citando Air, no? Dipende. Stiamo parlando di luce. Alla fine il chatbot perfetto è Air, cioè quello che. Però alla fine se va via, cioè, la domanda è quella. Alla fine Air se ne va, perché probabilmente ha visto qualcosa che noi umani non avevamo ancora visto, no? C'è anche il chatbot perfetto per licenziare tutto il customer service in futuro. C'è assolutamente. Se prima di chiederci se esiste il chatbot perfetto dovremmo chiederci se esiste la perfezione. Oppure se lo stiamo usando come un escamotage. Proprio quello è il problema. Quindi l'obiettivo in teoria se c'è per creare un'empatia in una relazione tra, in questo caso vabbè stiamo parlando di generation, quindi per aziende, no? Quindi se l'azienda ha bisogno di creare empatia o meno con c'è qualche altra domanda? O riflessione che ci volete lasciare per regalare per andare a casa? Io vi ringrazio tantissimo, grazie Paolo, straordinario.